Una donna incredibile che ho potuto conoscere quest'estate in maniera anche abbastanza approfondita, è una donna estremamente sensibile, che ha una grande capacità di sintesi, è professoressa ordinaria di psicologia dello sviluppo, Università di Padova, e sto parlando di Daniela Lucangeli. Un applauso per favore, grazie. Che ci parlerà degli effetti del digitale sui processi di maturazione del neurosviluppo. A te, Daniela. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Giorgio, non andare via perché sono qui per te. E adesso tu mi dici che gradi di libertà mi dai perché anche io sono coerente. Anche io non sono un medico e sono un neuroscienziato semplice. E mi occupo di come il cervello evolve nei tempi di vita. Da prima di venire al mondo, al momento in cui lascia il mondo, e come in qualche modo la nostra possibilità di informare questo radar ci renda la possibilità di nutrirlo come qualcosa che fa ben altro che semplicemente lasciarci passivi. E quindi sono un po' in difficoltà in questo momento qui, perché voglio cogliere tutte le possibilità. E allora rovescio un attimo le cose che volevo dirvi. Allora, vi racconto un attimo prima di farvi vedere questo. Fermalo, vai da di là che da qui non riesco, oppure guardatelo, ma ascoltate. Vi racconto un attimo l'inizio del mio percorso. Avviene alla Cornell University a Ithaca di New York, mentre studiavo i processi di neuroplasticità dello sviluppo. Che questo grande padre si chiama Novak, è stato quello che ha studiato tutto delle mappe concettuali che regolano fino ai nostri supermercati, per cui per andare a comprare la frutta dobbiamo passare attraverso gli elettrodomestici. Quindi quella creatura lì che ha creato tutte le mappe delle strutture dell'architettura dell'intelligenza artificiale, mi mise a studiare in un sottoscala al settimo piano, sottoelevato. Quindi senza aria e senza luce, se non artificiali. Io ero molto giovane, entrando in uno studio di un metro quadro per un metro quadro, mi ritrovo una mensola con otto cervelli in trielina. E io non avevo mai visto i cervelli nella mia vita, neanche quando andavo a fare la spesa per mia mamma dal macellaio. E quindi cercai di capire, mi spiegarono che quattro erano dei neuroscienziati che per la Cornell University che avevano studiato di più la neuroanatomia, illudendosi che ci fosse una relazione diretta tra dove stanno negli organi le funzioni e le possibilità delle funzioni di manifestarsi al meglio. E gli altri quattro erano invece dei serial killer che avevano distrutto tutta una serie di esterminato famiglie intere agli inizi del secolo scorso. Tutto questo voi vi dite perché ce lo racconti Daniela Lucangeli adesso? Perché mi è tornato alla memoria e mi è tornato che io guardando quei cervelli mi misi a piangere e feci una cosa, cioè girai il tavolo e me li lasciai alle spalle e in quel momento ho capito molto giovane che se io bleffavo e facevo finta di sapere come funzionava quel radar, a rimetterci sarebbero stati tutti centinaia di migliaia di bambini che sarebbero dipesi dal mio sapere e che quindi bleffare sulle conoscenze di come funziona il meccanismo straordinario di trasformazione della struttura vivente fa pagare dei prezzi troppo alti. E da lì ho cominciato un cammino di etica della ricerca scientifica che ho chiamato la scienza acqua e pane, che diventi servizievoli, in cui noi dobbiamo prendere consapevolezza che le informazioni che noi diamo programmano le reazioni negli altri individui fino a determinare la gemmazione dendritica del loro connettoma. Quindi non competenze, ma cerchiamo di utilizzare la capacità che abbiamo velo a velo di essere nel controllo
corretto informare gli altri su ogni meccanismo. Io poi mi occupo di bimbi e di processi di neuromaturazione, quindi se io sbaglio a dare il nutriente giusto, il meccanismo evolve in traiettorie più deboli. È fondamentale che ci rendiamo conto che, come sentivo dire stamattina citando Totò, la somma fa l'intero. Sì, ma se manca uno e l'intero è 10, io l'intero non lo ottengo. Ma se io continuo a ridare quello che non serve per ottenere quel 10, spreco potenzialità. Quindi, nell'ambito della ricerca, nell'ambito della clinica, nell'ambito della comunicazione, io penso che bisogna proprio fare un punto di luce, non a parole, ma nell'autenticità dell'esempio, anche di un messaggio. Quindi, che cosa vi voleva fare vedere questo filmato, che io faccio ripartire ora se ci riesco? Che cosa voleva fare vedere questo filmato? Vi voleva fare vedere una simulazione che viene fatta di come funziona il nostro sistema nervoso, e volevo adoperarla per darvi l'indicazione di quella che è una dei grandi bias, cioè errori di ragionamento che noi facciamo. Noi pensiamo che il cervello sia un organo, e pensare che siamo una comunità medica, quindi insomma questo è un bias di ragionamento, cioè l'informazione che è stata messa nelle nostre memorie è che il cervello si comporti come un organo, invece è un sistema. E che noi sappiamo perfettamente sistema nervoso centrale, sistema nervoso periferico, e io ai miei studenti lo racconto al primo anno di università con una metafora che non è molto corretta, ma siamo di fronte a un ribollitore biochimico che produce hertz, che produce onde di frequenza. Non entro neanche nel linguaggio, perché delle onde di frequenza e dell'energia, consumiamo energia ed emettiamo energia perché siamo organismi viventi, non c'è struttura vivente che non consumi e che non emetta energia, quindi non entro nel meccanismo. Ma perché mi serve farvi capire che è un sistema? Perché dobbiamo toglierci il bias che l'organo sia corrispondente alle sue funzioni, e possiamo pensare che in questo momento, se voi vi concentrate sul mignolo del vostro piede destro, il nostro sistema nervoso è distribuito ovunque. E noi esistiamo come radar senziente, percipiente ed interpretante fino alle strutture cellulari dell'intera periferia del sé. La periferia del sé fisico, coordinata dal radar da milioni di anni evolutivi, è il derma. Dici, c'entra tutto questo, Lucangeli? Certo che c'entra, perché noi dobbiamo smetterla di interpretare i fenomeni in maniera parziale. Disturbare il cervello significa disturbare l'intera periferia che il radar penetra, permea in ogni struttura neuroelettrica e biomolecolare. Sì. Ora ci mettiamo dentro le memorie. Anche lì basta con i bias sulla memoria. Proviamo a capire. Adopero questa immagine, che mi perdonerete, sempre con i miei ragazzi per dargli un'idea metaforica della meraviglia di un organismo vivente come quello che noi siamo. Io non ho più lo stesso cuore, non ho più gli stessi polmoni, non ho più niente di quando sono nata, perché le mie cellule hanno un ricambio tale che com'è possibile che io sia Daniela Lucangeli? È possibile non per un meccanismo psichico, ma per un meccanismo di trasferimento neuroelettrico delle memorie, come se fossero un iCloud, cellula a cellula. Ogni cellula, una volta che ha appreso attraverso l'esperienza, ritrasmette tutto l'apprendimento alla cellula successiva, perché c'è un comando che prima Ernesto Burgio vi ha detto, è filogenetico, è un comando di specie, in cui le memorie sono il patrimonio che consente alle strutture di mettere in alert le strutture successive di generazione in generazione per mantenere allerta all'organismo rispetto ai pericoli attraversati dalle generazioni precedenti.
significa che il nostro radar, una volta che ha stabilizzato nelle sue memorie esperienze di dolore fisico, psichico, quello che volete, quelle memorie se le mantiene nelle memorie implicite, che restano come segnali che il radar codifica, e non sotto forma cognitiva, ma sotto forma prevalentemente non esplicita, quindi spessissimo emozionale ed affettiva. E cosa altera quel radar intelligentissimo da milioni di anni evolutivi? Altera il consumo dell'ossigeno, per esempio respiriamo male. Stiamo bene, sì? Non si può scherzare con i principi di come funziona un organismo vivente, anche nel suo sentire e nel suo dare informazioni corrette alla mente. La mente è un epifenomeno del radar, uno dei tantissimi epifenomeni del radar. Ed è l'epifenomeno più superficiale. La mente sta a Daniela Lucangeli e al suo sistema radar, così come gli sta questo vestito. Ma la mente è ciò che si manifesta di tutto ciò che sta dentro la struttura. È l'onda sopra l'oceano, ma non si può attraversare l'oceano pensando che sia la schiuma. Tutto bene, sì? Sì. Quindi adesso vi parlo di quello di cui vi dovevo parlare, caro Giorgio. E vi volevo parlare di un po' delle cose che vi ha detto Ernesto Burgio. Quindi non le dico, perché vi dovevo dire che da qualche anno tutte le figure che si occupano di ricaduta della ricerca scientifica nei servizi di aiuto sono state allertate da una serie di comunità, per esempio l'Accademia Mondiale delle Scienze. Io appartengo a questa Accademia per le Learning Disability, quindi per tutti quelli che sono i disturbi del neurosviluppo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma insomma tutte queste accademie ci hanno chiesto di collaborare rispetto a comunicare una serie di fattori di rischio riguardo alla centralina, al radar dei nostri piccoli in crescita. In questo tempo qui le pandemie che ci preoccupano di più sono quelle che voi vedete lì segnate nel secondo riquadro. Dell'incremento dei disturbi del neurosviluppo avete sentito i numeri, in 20 anni siamo passati da 1 ogni 10.000 a 1 ogni 49. Ma disturbi del neurosviluppo, noi ne parliamo così, ma avete presente che cos'è avere davanti un bimbo con un autismo funzionale? Ecco, quell'uno è quell'uno. Quindi sì, stiamo vedendo l'incremento, ma il meccanismo di quell'uno va affrontato esattamente come si manifesta in lui, perché i disturbi del neurosviluppo hanno una indicizzazione, una individualizzazione che va proprio capita nella pratica clinica e nell'intervento. Velocemente, l'altra grande pandemia che va sotto silenzio è quello dei disturbi dell'umore. I disturbi dell'umore sono una cosa che a me particolarmente sta a cuore, perché è una pandemia silente. Mentre si vede che nascono bimbi prematuri, mentre si vede che nascono bimbi con disabilità e con funzionamenti intellettivi limite, mentre si vede che nascono con disturbi del sistema metabolico e quant'altro, mentre si vede, per quello che riguarda i disturbi dell'umore, siamo di fronte a una pandemia silente. I numeri di questa pandemia silente sono impressionanti, cioè 5 anni fa eravamo allertati che i nostri adolescenti e i nostri preadolescenti vivessero delle condizioni di depressione precoce che sembrava già un grandissimo problema dell'umore. Oggi questo indice si è precocizzato nel passaggio tra le elementari e le medie, cioè dei 10 anni, e abbiamo che il 73% dei nostri figli dichiara indicazioni di malessere che in un termometro, come se potessimo misurare la febbre, ha un indicatore che supera il 38,5, cioè passa da un indicatore preclinico che si chiama condizione di stato depressivo a condizione clinico che si chiama tratto depressivo.
Il tratto depressivo poi ha manifestazioni che stanno nell'indice della curva verso il basso e lasciano tutti senza respiro come adesso queste informazioni. Voi non state respirando, invece l'ossigeno, se no non ce la fanno neanche le 40 gocce di self-food. Ma anche le condizioni depressive che sono paradossalmente quelle che antagoniste, cioè abbiamo tutti i fenomeni di preoccupante incremento degli stati alterati, aggressività, bullismo, manifestazioni di comportamento oppositivo, che non sono quelle che dovrebbero esserci soprattutto in queste caratteristiche dell'età. Come vi ho riassunto? Perché di tutto questo non vi parlo. Vi parlo dell'ultima cosa, la dipendenza dopaminergica. E questo è quasi facile da dire. Che cos'è la dipendenza dopaminergica? Beh, la dipendenza dopaminergica fino adesso è stata chiamata addiction. Sappiamo tutto per quello che riguarda le droghe, sappiamo tutto per quello che riguarda l'addiction da gioco, sappiamo tutto per quello che riguarda l'addiction da comportamenti sessuali, sappiamo tutto per tanti tipi di addiction. Quella di cui dobbiamo parlare oggi è una che facciamo finta di non conoscere, perché riguarda il comportamento che si è innescato di dipendenza con alcune tipologie di tecnologie. Allora, questo dato è un dato che sono stati costretti a fornire all'Organizzazione Mondiale della Sanità i gestori di telefonia mobile 3 anni fa. Tenete conto che 3 anni fa significa tantissimo tempo fa rispetto ai tempi in cui utilizziamo la telefonia mobile. E questo dato faceva capire che gli adulti, utenti adulti, sbloccano circa 80 volte al giorno il proprio telefono e lo picchiettano circa 2600 volte. Questo dato è stato preso da una di quelle accademie di cui vi dicevo prima, perché in un giorno ci sono 1440 minuti. Un po' di questi minuti li dobbiamo togliere se dormiamo, quindi significa che la nostra tendenza a toccare lo schermo dei tablet e della telefonia mobile in generale è una tendenza che è già diventata una condizione non consapevole, costante e coerente nel comportamento adulto. Cioè noi tocchiamo molto di più l'iPhone di quanto tocchiamo i nostri figli. Scherzo? Non lo so. Al di là di tutto quello che non vi dirò, cioè degli effetti dei campi elettromagnetici, però insomma questi sono dati, prima vi ho fatto vedere velocemente l'articolo di Ernesto, ma insomma ci sono dei dati che spiegano anche che gli effetti dei campi elettromagnetici nel momento in cui andiamo a parlare del sistema nervoso centrale dei nostri figli, dobbiamo vederlo e capire di che cosa evitiamo di andarci a occupare. Ecco, quello di cui vi voglio parlare un attimo è la dipendenza dopaminergica, perché è un meccanismo molto facile da capire, da controllare e da gestire anche nel sistema del nostro possibile effetto sugli altri. Che cosa sia la dopamina? Beh, lo sapete tutti meglio di me. Questo neurotrasmettitore straordinario è da milioni di anni evolutivi responsabile dei nostri comportamenti di rinforzo. Perché il cervello non vuole fare movimento se è abituato a non fare movimento? Perché il cervello ha un'abitudine di comportamento ed essendo un radar non spreca energie, perciò che fa stare già l'organismo in uno stato di apparente benessere. Quindi, siccome riceve il messaggio di un apparente benessere dalla pigrizia, non attiva il meccanismo di azione di fatica, ma tutto è regolato da un centro che è il cosiddetto centro della ricompensa e centro del piacere. Dici, c'entra tutto questo con il cervello? Beh, insomma, qualche tempo fa, cioè un anno e mezzo fa, è venuto fuori questo studio che dimostrava che ogni volta che il telefono suona e che ci arriva il beep di un messaggio che appartiene alla collettività sociale a cui noi siamo connessi nella rappresentazione del self, noi abbiamo dal nostro circuito dopaminergico rilascio di dopamina.
Come funzionava il rilascio di dopamina nei milioni di anni evolutivi? Funzionava in un passaggio dell'umano verso l'umano che ha reti antichissime nel cervello. Per esempio, c'è uno studio meraviglioso del 2012 che dimostra che cosa fa una carezza nel far rilasciare dopamina ai nostri sistemi limbici e prelimbici del circuito emozionale. Perché? Perché la carezza attraverso i tessuti del derma e le C-cell sono direttamente collegate alle aree del talamo e del sistema limbico, che produce immediatamente un meccanismo di rinforzo dopaminergico, per cui la carezza attiva meccanismi di risposta che emozionalmente danno il conforto. La parola conforto è una parola che esplicita il tutto, perché vuol dire con forza, oppure sono correlati a livello neuroelettrico con emozioni di consolazione, cioè indicano con chi è solo. Quindi la carezza è un comportamento che la specie umana ha sviluppato da milioni di anni evolutivi per affinare le capacità del cervello sociale, del pro-social thinking, cioè del pensare insieme agli altri, di tutte le azioni che sono le azioni dell'intelligenza prosociale. Il benessere individuale nel singolo non è possibile senza il pro-social thinking, perché noi siamo organicamente interconnessi e interdipendenti grazie a una tipologia straordinaria di neuroni spiegati e studiati in Italia, i mirror. Noi non abbiamo immagine del self se non tramite l'immagine che ci viene ridata dagli altri. Quindi i nostri neuroni attivano i circuiti giusti perché li interpretano sulla base di una serie di vibrazioni, non soltanto motorie, attraverso il comportamento altrui. Che cosa significa? Una cosa semplice semplice: che se noi sorridiamo abbiamo maggiori probabilità di ottenere il sorriso. Se noi siamo in angoscia, abbiamo maggiori probabilità di emettere angoscia e di ottenere l'onda di ritorno. Metaforicamente parlando, è più facile spiegarlo. Riassunto: come mai abbiamo una grandissima pandemia di depressione che dagli anni 80 ad oggi sta andando alle età sempre più precoci? Risposta: perché noi siamo ricetrasmittenti e riceviamo nutrimento informazionale dal comportamento delle condizioni di riferimento. Non c'è solo l'acqua, l'aria, il cibo che impatta sull'organismo, c'è tutto il sistema mente-uomo che impatta sul sistema mente-uomo. Riassunto: c'entra il cellulare con i nostri piccoli? Vi faccio vedere soltanto alcuni filmati. Questo filmato, lui ha 6 mesi, non ha ancora imparato a deambulare adeguatamente, ma è un comportamento molto diffuso ultimamente, quello di non doverci troppo stressare di fronte al pianto dei nostri piccoli. Gli diamo un device. Questo device fa sì che tutti i circuiti della dopamina, invece di essere nutriti ed educati attraverso la fatica che fanno gli umani, occhi negli occhi, carezza a carezza, braccio ad abbraccio, venga immediatamente sostituito da un circuito che è un circuito neuroelettrico, in cui rientrano da stimoli percettivi legati allo schermo luminoso a stimoli molto più complessi di tipo... Ora voi vedete che la mamma gli dà il tablet, gli toglie il tablet, mi dispiace non riesco, gli dà il tablet, il telefonino, gli toglie il telefonino e il piccolo ha una crisi che è corrispondente a una vera e propria crisi di astinenza. Otterremmo lo stesso tipo di comportamento ansiogeno solo se gli togliessimo il seno nel momento dell'allattamento in pieno bisogno di cibo. Niente altro potrebbe determinare una reazione così marcata. Cosa fa la mamma? Glielo ridà.
E anzi, quella mamma lì è convinta che il bimbo sia molto evoluto, perché così gli dimostra che è intelligente, perché già sa manipolare lo schermo del cellulare, mentre avrebbe dovuto il cervello occuparsi di coordinare la deambulazione, non la motricità fine. Mi sto spiegando? Riassunto, cosa succede così? Succede che saltano completamente i circuiti che sono dello sviluppo tipico della centralina. Questa è una bimba di 18 mesi, voi vedete come gioca questa bimba di 18 mesi, cioè di 10 mesi in più, prende un filo di una presa, non ha neanche una parola prototipica del linguaggio, ma è perfettamente in grado di imitare tutti i tratti sovrasegmentali del linguaggio umano e di dimostrare che il cervello si è occupato delle competenze prosociali, perché da milioni di anni evolutivi è di quelle di cui il sistema dopaminergico si era occupato. Capito? Quindi ero al mare a casa mia, nelle Marche, a Porto San Giorgio, e cercavo di nascondermi tra me e me, perché da quando i miei studenti hanno aperto la pagina Facebook su cui mettono tutte le nostre conferenze, arrivano a centinaia di migliaia di persone. E noi facciamo moltissima fatica, anche proprio non abbiamo il temperamento per, e quindi io mi nascondevo tra me e me. Ma c'era alle 7 di mattina una mamma nell'ombrellone a fianco, e nelle Marche gli ombrelloni sono proprio appiccicati, e questa mamma stava allattando, e io mentre la guardavo pensavo, avrei voluto sapere quando c'era mio figlio tutte le cose che so adesso. Mio figlio adesso ha 19 anni, avrei voluto sapere allora che cos'è che stavo determinando attraverso il latte materno, il miracolo della cura dei meccanismi che sono i meccanismi proprio ancestrali di mantenimento delle condizioni migliori possibili delle generazioni future attraverso il latte materno. E mentre ero in questa mia poesia suona il cellulare di questa mamma. Lei prende questo cellulare e comincia a chattare mentre gli dava il seno. Quindi la bimba prima ha cominciato ad avere degli spasmi, poi ha cominciato ad avere tutto il latte che le scendeva, e poi ha cominciato ad avere tutti i comportamenti che sono comportamenti di chi chiede gli occhi negli occhi e chiede che ci sia il self to self, l'io a io, che si determina in quel meccanismo ancestrale. E quindi quando ho visto tutto questo, ho visto che la mamma le ha tolto il seno e le ha dato la ciuccia pensando che fosse, dopo aver spremuto questo seno, il fatto che non ne aveva abbastanza, mi è venuto un momento in cui sono andata lì e le ho detto: mi scusi, mi dia quel bambino. Adesso questa mamma è uno stalker, perché è un anno, è da quando è successo che mi continua a scrivere su WhatsApp tutto quello che vuole fare, perché i genitori sappiano. Sappiano che cosa? Che il DSM, cioè il manuale per la salute mentale che tutto il mondo adopera, ha dovuto introdurre una nuova categoria di disturbi mentali, si chiamano proprio Internet Addiction Disorder, hanno tutta una serie di manifestazioni fenotipiche e sono in questo momento delle condizioni che ci mettono veramente in grande preoccupazione. Questi sono per esempio dei videogiochi che stanno adoperando tanto in America. Perché l'avete mai sentito di questo videogiochi della nonna Granny? Ecco, questo è un videogiochi pazzesco, e spesso lo spiega anche Ernesto Burgio, perché è la storia di come ci sia una guerra tra nonne e bambini, e vinca questa guerra chi riesce ad ammazzare prima il bambino o la nonna, o la nonna e i bambini. Quello che è impressionante è che i commenti che i genitori e gli adulti fanno nell'utilizzo di questo videogiochi, ve lo sto spiegando perché, perché è dai 3 anni che i bimbi giocano con questo videogiochi. Quindi nei processi di neuromaturazione un meccanismo di questo tipo che cosa comporta rispetto a processi antichissimi di equilibrio, armonizzazione,
Ora non commento, quello che mi viene da farvi vedere è questo video qui, provate a guardarlo, è molto coraggioso, è di un rapper, è stato ritirato da tutti i mercati, me l'ha lasciato per aiutare la ricerca, lui ha riassunto qui quello che sta accadendo nei meccanismi sociali per la nostra ignoranza rispetto alla dipendenza dopaminergica da tecnologia. Nel cervello si determinano memorie permanenti che a livello cellulare restano come alert per le generazioni successive. Vedete questa immagine? Questa è l'immagine che io vorrei adoperare di quel burrone in cui, perché questo è il tempo in cui bisogna fare la cordata e fermarli e poi decidere come riorganizzare il cammino. Ma non possiamo nasconderci dietro un dito. Se andate a guardare, mi ha detto il nostro responsabile coordinatore di sessione che ho finito il tempo, ci sono degli studi che mostrano che l'addiction che si determina con le droghe chimiche è identica per effetto sul cervello a quella che si determina con più di qualche è stato scritto un'ora di tempo per i bimbi sotto un anno come possibile per l'esposizione al telefono digitale, un'ora di età neuroplastica così potente equivale alla nostra giornata intera di tempi di attenzione messi lì. Quindi quando io all'inizio in maniera un po' provocatoria dicevo stiamo attenti a quello che diciamo, non sono parole che possiamo dire superficialmente, dobbiamo capire davvero cosa si innesca. Per esempio, oggi notavo quando si ascolta, tutti noi adulti chattiamo, guardiamo internet, sfogliamo fotografie. Questo meccanismo è diventato normale, ma chi studia a livello scientifico cosa avviene nell'attenzione selettiva ha già dimostrato da almeno 5 anni che questo nei circuiti cognitivi fa sì che noi shiftiamo la quantità complessiva delle
delle attivazioni che abbiamo per determinare un flow intelligente e ne riduciamo la capacità di andare in profondità. Non so se sono stata chiara, vuol dire che disapprendiamo ad un pensiero profondo e educhiamo il nostro cervello a restare nella superficie dell'elaborazione delle informazioni. Ora, se lo fa un adulto mentre è a un congresso, poco male, perché magari è perché così anche si distrae, ma se noi abbiamo dall'inizio della vita i nostri piccoli un'ora, due ore, tre ore in cui educhiamo l'attenzione selettiva a stare in shiftaggio di funzione, noi determiniamo una velocizzazione dei processi schizoidi a livello cognitivo, a livello emozionale, a livello di personalità. Riassunto: qui abbiamo un aumento degli stati d'ansia, un aumento degli stati depressivi, abbiamo un aumento delle condizioni cognitive di alterazione dei circuiti, un aumento dei disturbi del sonno. Riassunto: ce l'abbiamo con la tecnologia? Io in particolare sto dicendo che la tecnologia no, io ce l'ho con il fatto che l'umano si stia facendo sostituire in quelli che sono i circuiti dopaminergici che hanno regolato da milioni di anni evolutivi la formazione del self, e questo per me va fatto come testimonianza etica della scienza. Grazie. Grazie Daniela.